Largo di Torre Argentina, tanta storia, negozi, tanti turisti e sinceramente anche un po' di inciviltà. Roma, estate 2023, boom di turisti, ormai la città è assediata da tantissimi turisti, buoni e cattivi, perché anche i turisti fanno casino. Il problema qual è? È che c'è stato un grande rincaro dei prezzi degli hotel, dal 20 al 50%. Inoltre, a questo rincaro, alla tassa di soggiorno giornaliera, che ormai supera i 4 euro, non corrisponde quasi nessun servizio. Bagni non ci sono, mezzi latitanti, e in più abbiamo la metropolitana, la linea A, che è chiusa. E quale idea migliore che si può avere di chiudere la linea della metropolitana ad agosto? Perché uno pensa, sai, i cittadini vanno al mare, ma i turisti non ci stanno. Ma se ci sono 61 milioni di turisti l'anno in Italia, voi mi dovete dire, no? Come vi viene in mente agosto di chiudere la metropolitana? E i turisti impazziti e anche un po' maleducati fanno danni e ricevono pessimi servizi. Oggi vi voglio raccontare questa Roma disastrata, incasinata, qui da Largo di Torre Argentina, una piazza importantissima che collega tutte le più importanti attrazioni turistiche di Roma. Dai dati ufficiali, Londra è la capitale più visitata nel 2023 e la cosa che fa più pensare è che in proporzione al patrimonio che abbiamo a Roma, Londra fondamentalmente non ha niente. Noi in realtà buttiamo la roba così, vedete, in mezzo alla strada. Ci abbiamo tante di quelle cose, il problema è che non le sappiamo valorizzare. Questo è un rarissimo caso in cui sono stati messi dietro a un vetro, ma generalmente sta roba voi la trovate buttata per terra con la gente che ci si siede sopra e ci mangia. Ed è questo un altro dei problemi, la trasmissione di inciviltà. Cioè, sei incivile tu come gestore della città, del locale, del ristorante, del tuo patrimonio, e diventa incivile il turista che prende a te come esempio. Se il turista vede per terra tutte cicche di sigaretta, la prima cosa che viene in mente è se possono buttare cicche di sigaretta per terra, perché altrimenti non lo farebbe. Da quando in città ci sono tutti questi mezzi alternativi, monopattini, bici elettriche, segue in questo caso, non vengono mai rispettate le norme del codice della strada e trovate questi mezzi transitare sui marciapiedi e passano, oltre che su un asfalto che non è proprio adatto, su luoghi dove generalmente, vedete, contromano, di nuovo sul marciapiede, dove è solo un transito pedonale. Uno dei monumenti più importanti di Roma, secondo me, è il Pantheon, che è facilmente fruibile. Da un po' di tempo a questa parte lo hanno messo a pagamento, pensate, prima era gratis. Qui capiamo che c'è un turismo estremamente povero, cioè che non vuole spendere, ma anche che non vuole essere fregato. Perché se il ristoratore aumenta il prezzo dal 50 all'80% in alcuni casi, è normale che il turista, vedendo dei mini market in tutto il centro città, pensa di mangiare all'aperto, al sacco. Viene qua, si mette a mangiare sul muro, compra un'insalata già pronta, si fa il panino e pensa di risparmiare. In realtà ci rimettono tutti perché si sporca tutto, si perde il lato economico per tutti quelli che hanno ristoranti, bar, eccetera, e ovviamente lavorano solo questi piccoli supermercati. Perché poi qual è il problema? Che se mangiate al mini market, se vi comprate i prodotti confezionati e siete venuti a Roma per provare la cucina romana, mai assaggerete i piatti tipici della cucina romana, non solo le eccellenze, perché su una cosa abbiamo un enorme vantaggio ed è proprio il cibo. Ma se tu te compri la roba al supermercato come turista, tornerai via da questa città dicendo ho mangiato le solite cose, forse anche peggio. E la cosa che notiamo subito, che io ovviamente pago sta tassa turistica, è il fatto che in una piazza così importante, davanti a un monumento così importante, non ci siano sedute. La gente si mette seduta o sul monumento stesso o sulla fontana. Se guardate, per esempio, la fontana è completamente coperta di turisti che stanno lì seduti, bivaccano, mangiano, sporcano. Nel giusto o sbagliato che sia, andrebbe regolamentato anche questo. Allora, si siede la gente? Sì. La sera vuole stare qui? Sì. Allora mettete 4 panchine, non bastano, ne mettete 8, perché altrimenti diventa sto casino. L'imponenza di questo monumento perde senso quando la gente ci si mette seduta sopra, ci fa i bisogni in alcuni casi e nei casi peggiori sfregia il monumento con le chiavi, con le monete, per scrivere il nome, per lasciare qualcosa o per portarsi via qualche cosa. Più casi di turisti che provano a portar via anche un piccolo pezzo di pietra o da una colonna o da un muro o anche semplicemente all'interno di questa chiesa.
Vedete, è un classico la sporcizia che poi viene lasciata, come in questo caso qui, sotto proprio alla struttura. Vedete, la gente butta bottiglie, bottigliette, gelati. Ovviamente questo perché, se vi guardate intorno, non vedete un cestino della spazzatura. È una giustificazione? No, perché se tu fai sporcizia te la porti dietro fino a che non trovi una soluzione. In questi casi specifici, con tante persone, più secchi della spazzatura. Che cosa non vi è piaciuto Roma? Di servizio, cose? La spazzatura in giro? Ne stavamo a parlare proprio adesso, basta girarsi. L'odore di urina per essere... Assenza di bagni. Assenza di bagni pubblici. Pochi cestini, l'avevo appena detto, infatti. La gestione è un po'... Voi pensate, su una piazza così grande ci sono solo due cestini, uno sta laggiù e non si vede e un altro, se non ricordo male, sta dall'altra parte là. Voi avete preso l'appartamento in zona Appia, mi avete detto? Zona Ponte Lungo. Ma un appartamento per tutti? Sì. Quante stanze c'ha? Tre compreso il salotto. E quanto vi è costato? 600 euro per tre giorni. 600, beh, standoci tutti, considerate che con gli incari degli alberghi che ci sono adesso, che abbiamo prenotato anche 2 settimane. Avete prenotato 2 settimane? Settimana e mezzo prima. No, considerate che c'è stato un rincaro degli alberghi elevatissimo. Adesso un 3 stelle costa intorno ai 400 euro, un 4 stelle oltre i 600 e un 5 stelle oltre i 1000. A parte che non c'è la linea A, è bloccata. No, non ne parlavamo prima. Hanno chiuso la linea A ad agosto. Arrivano i turisti, investono soldi. Perché poi ci lamentiamo che le regole non vengono rispettate. È normale se siamo i primi a non rispettarle, ma se non c'è nessuno che le faccia rispettare queste regole, perché fino ad ora non abbiamo incontrato nessun tutore dell'ordine incaricato di far rispettare queste regole. Perciò gente che butta roba a terra, gente che fuma, gente che entra nella fontana, tutta la parte dei venditori abusivi, che tra l'altro vendono pure articoli pericolosi come i laser e li sparano dappertutto, uccelli giocattolo che volano per tutta la piazza lanciati per venderli, e nessuno controlla niente, e questo purtroppo è un problema. Allora non fa altro che aumentare il senso di anarchia nei turisti. Basta girare un attimo l'angolo e ritrovarsi in quelle vie che una volta ospitavano i negozi storici di Roma, che adesso ospitano piccoli supermercati. Sono talmente tanti che tu inizi a vederne uno dopo l'altro, perché ce n'hai uno qui, uno subito lì attaccato, e più avanti ne trovi degli altri. Lì dove è stato possibile hanno aperto un supermercato. Anche qui bisognerebbe fare un ragionamento su: è normale avere tanti piccoli supermercati attaccati l'uno all'altro, oppure sarebbe il caso di iniziare a dare un regolamento molto più stringente su questo? Perché vedete, fatti 10 metri ce ne troviamo un altro. Tanti piccoli supermercati in centro non fanno altro che abbassare quell'apporto turistico che possono dare invece i locali tipici romani. E camminando per il centro potete anche incappare in Palazzo Madama. Palazzo Madama è la sede del Senato della Repubblica. Se volete vi posso anche raccontare di questo palazzo, scrivetemelo nei commenti, sia di chi c'è all'interno e di come funziona. Questa è Piazza Navona, una piazza molto ordinata, dove non ci sono sti supermarket, ci sono prevalentemente ristoranti tipici romani, oltre a chiese, monumenti eccetera, ed è anche molto presidiata. Di recente questa piazza è stata anche riqualificata dal punto di vista dell'abusivismo. Infatti, se andiamo più avanti, vedrete che ci sono subito le pattuglie dei vigili che controllano che tutto si svolga correttamente, specie oggi che c'è tanta gente. Mamma, ciao. Che spettacolo, sì, possiamo fare una foto? Certo, vai. Grazie. Prego. Uno dei tratti distintivi di Piazza Navona, che sembra una stupidaggine ma fa la differenza, è la presenza di sedute. Sia le panchine, che ce ne sono tante distribuite lungo la piazza, antiche, che mantengono sia la piazza, ma anche le sedute intorno alla fontana, che sono permesse e sono anche abbastanza comode. Piazza Navona tra l'altro ha 3 fontane, 2 piccole e 1 grande, e su ognuna di queste fontane ci si può sedere. Non fa più fresco, ma il rumore dell'acqua rinfresca mentalmente il turista stremato e caldo. L'unica cosa che francamente secondo me è sbagliata su queste piazze sono questi personaggi che con le bombolette dipingono o spruzzano queste tele, ed è, oltre che una cosa inutile perché non c'è nessuna cosa artistica, fa anche male, perché la bomboletta di per sé rilascia comunque un gas tossico che la gente che sta lì se lo respira. Tra l'altro Piazza Navona è anche patria di piccoli spettacoli, o comunque miniature, statue viventi e spettacoli che partono durante la giornata.
Roma offre tantissime fontanelle, tra l'altro la qualità dell'acqua è anche buona per chi non è abituato, ma il problema delle fontanelle per i turisti è che ci sono delle regole non scritte, che quando tu utilizzi una fontanella hai un tempo, chiamiamolo limitato, per usarla, non è che ti puoi mettere a riempire 6, 8, 10 bottiglie una dietro l'altra, e vedi sta flotta di turisti che si riempiono 3, 4, 6, 8 bottiglie, magari a una fontanella che ha un getto non troppo veloce, e la gente si ritrova praticamente che deve fare mezz'ora di fila per poter bere anche un semplice goccio d'acqua. Campo di Fiori la sera diventa un locale a cielo aperto, purtroppo però ci sono turisti che approfittano dei locali che vendono alcolici, in particolare giù in fondo alla piazza, per esagerare, e si creano situazioni spiacevoli, specie in tarda serata, specie su questo percorso che porta poi a Trastevere, dove si continua a divertirsi, a bere e a far casino. Trastevere è la parte più importante secondo me a livello turistico, perché è quella con la più alta densità di ristoranti. Trastevere da quartiere popolare si è trasformato praticamente in un quartiere turistico. Tutte quelle che erano le cantine, le stalle, tutte quelle aree sotto i palazzi, chiamiamoli popolari, sono diventati oggi locali, ristoranti, gelaterie o luoghi dove mangiare. Ma anche la più alta densità di bed and breakfast, perché tantissimi appartamenti che erano dimora dei romani, romani quelli veri, oggi vengono affittati a un prezzo elevato per stare in un'area che è una di quelle più ambite, sia per i locali, sia per la movida serale, sia per tutto quello che riguarda poi il Tevere, perché ci sono manifestazioni lungo il Tevere, c'è Porta Portese alla fine, perciò chi si alza presto la mattina e domenica può anche andare al mercato di Porta Portese, ma manca il collegamento alla metropolitana, che qui non sarebbe possibile. Perché Piazza Trilussa qua in Trastevere è una piazza dove si ritrovano sia i turisti che i romani, ci sono tantissime esibizioni di artisti, prevalentemente musicali, ma anche spettacoli di acrobazie, e purtroppo poi quando si alza il gomito è anche teatro di risse. Prevalentemente qui Ponte Sisto diventa un altro sfogo di risse, perché sul ponte ci sono tantissimi ragazzi che durante la sera si ritrovano stretti e costretti, e allora affrontarsi è facile. Oh, mi sei passato su un piede, oh, mi hai chiuso la strada, oh, mi stai davanti, e automaticamente si menano. I vicoli di Trastevere sono molto caratteristici, perché a ogni serranda, a ogni locale corrisponde sempre un posto o per mangiare o per comprare, in particolare ristoranti, trattorie, gelaterie e pizza al taglio. Però ci sono anche locali normali come piccole farmacie, tabaccai, comunque cose che nella normalità trovate. Che tutto quello che una volta, lo vedete anche da qui, erano ingressi atipici, oggi sono diventati magari bed and breakfast, locali o anche semplicemente case. Detto questo, se volete sapere altro su quello che è il turismo a Roma, scrivetemelo qui nei commenti. Io nel frattempo qui da Trastevere, da Piazza Trilussa, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.